Salve a tutti, sono Emanuele Crau, benvenuti a questo video nello specifico dedicato al periodo che stiamo vivendo, cioè quello del coronavirus, del Covid-19. Ecco, e siccome molte persone mi hanno esternato la difficoltà di tenere costantemente le mascherine proprio per il fastidio che dà dietro all'orecchio, ovviamente quelle ad elastico, ecco, ho pensato di creare questo oggetto molto semplice, praticamente a costo zero. In pratica basta un pezzo di fascetta elastica, complessivamente una volta agganciato non sarà più di 7-8 centimetri, appunto agganciato tranquillamente con una spillatrice e con due graffette all'estremità. Ovviamente le dimensioni della fascia si incastrano perfettamente nella base della graffetta. Ecco, a questo punto basta aprire un pochettino, ma non più di tanto, l'estremità, diciamo, della graffetta e questo diventa un supporto per mascherina. Chiamiamolo anche un regolatore per mascherina, nel senso che agganciandolo alle estremità, così, praticamente, questo va dietro alla testa. Gli elastici comunque, non, ovviamente posizionandoli, non vanno dietro all'orecchio, ovviamente l'orecchio andrà inserito qua in mezzo, ma comunque non sarà in tensione, ecco, perché poi la tensione stessa va sull'elastico posteriore. A questo punto praticamente si può indossare la mascherina senza, ripeto, avere la tensione sulle orecchie. Ed è praticamente, diciamo che si adatta da solo, non è che necessita di cose particolari, cioè si crea una tensione idonea tra il davanti e il dietro, e ovviamente il laterale della testa, per cui tranquillamente la mascherina non darà fastidio. L'ho già provato per diversi giorni e alla fine mi dimenticavo proprio di indossarlo perché effettivamente non si sentiva niente. Ecco, comunque molto semplice e anche veloce da preparare. Ecco, una curiosità, ovviamente essendoci delle fascette di vari colori, se uno avesse i capelli neri, per assurdo potrebbe mettere una fascetta nera e si vede molto meno. Ecco, nel mio caso non sto a guardare, onestamente l'importante è evitare la diffusione del virus. Ecco. Per cui niente, questa cosa qui pensavo di consigliarla proprio per favorire, per aiutare qualcuno. E un'altra cosa che mi è venuta in mente, che ho anche fatto, è quella di mettere un pochino di profumo, eventualmente una goccia e non di più, all'interno della, per dire, della mascherina. In questo caso sentirete un gradevole profumo, questo nello specifico è un olio essenziale, che permarrà per tutto, non dico tutto il giorno, però per gran parte della giornata. E ovviamente se qualcuno magari avesse, non so, l'alito pesante o qualcosa dove il ristagno interno dà fastidio, o almeno visto che poi comprende anche il naso, praticamente con un po' di profumo gradevole che uno ama, ovviamente la situazione cambia. Niente, queste sono due cose così che avevo pensato di comunicare.